bentrovati con Zoom, l'approfondimento di Sesta Rete. Con Eisenstein, la rivoluzione delle immagini, le gallerie degli Uffizi ricordano i 100 anni dalla rivoluzione socialista in Russia attraverso le opere grafiche di uno dei più grandi rivoluzionari della cultura del Novecento. La multiforme attività del regista, che fu anche un grande disegnatore, fu per il mondo delle immagini ciò che la sollevazione del 1917 fu per gli assetti sociali, politici ed economici dell'impero russo, con la capacità di durare nel tempo, ispirando generazioni di artisti. L'esposizione presenta i molteplici aspetti del talento di quest'uomo in un percorso che unisce l'attività del disegnatore a quella del cineasta, trovando uno speciale filo conduttore nel riferimento all'arte italiana del tardo Medioevo e del Rinascimento. La selezione dei 72 disegni, tutti provenienti dall'Archivio Statale di Letteratura e Arte di Mosca, è avvenuta seguendo l'autonomia di queste prove grafiche, lo stile dei disegni contrassegnato da una linearità sintetica che rimanda al 300 e al 400 e al tempo stesso appartiene a pieno titolo al clima artistico del periodo tra echi surrealisti e deformazioni neoespressioniste. Con Eisenstein senz'altro esponiamo un grande gigante del cinema e facciamo proprio un esordio con uno dei più grandi maestri nel cinema della storia, infatti del cinema, per giunta in connessione con la data della centenaria della ricorrenza della grande rivoluzione socialista in Russia e poi inoltre con Eisenstein abbiamo un regista che prendeva proprio ispirazione dall'arte rinascimentale italiano, cioè nella sua biblioteca che esiste tuttora a Mosca, in un palazzo stalinista, del periodo stalinista, ancora raccolto. Infatti abbiamo sviluppato i primi passi, il primo concetto della mostra proprio stando sul sofà di Eisenstein a Mosca insieme a Naum Kleiman, il più grande esperto di Eisenstein, che oggi è venuto a Firenze proprio per questo importante evento, che ha scritto anche per il catalogo. E domani tutto il nostro gruppo, cioè questo non è soltanto un giorno dedicato alla rivoluzione ma una settimana della rivoluzione, domani continuiamo a Bologna con un grande convegno alla Cineteca di Bologna, che tra l'altro ha anche restaurato la corazzata Potemkin, e domani si continua. Tutta questa settimana si celebra Eisenstein. È un punto di rottura e al contempo un punto di connessione. Effettivamente Eisenstein, e questo viene fuori dalla mostra, non cercava di andare via dalla tradizione e a fare una cosa completamente diversa. Invece cercava di rivoluzionare la tradizione già preesistente, quindi studiava molto attentamente e addirittura filologicamente il passato, l'arte del passato. Oramai anche Eisenstein è diventato un grande maestro del passato, però non questa è l'ispirazione ma quella opposta, cioè noi abbiamo messo insieme i disegni di Eisenstein e molti di questi mai fatto vedere, nemmeno esposto in Russia, insieme alle riprese cinematografiche, a brani filmici e poi a immagini dei capolavori che il visitatore poi può studiare al secondo piano della galleria. Focalizziamo in particolare sulla grande rivoluzione delle immagini, la rivoluzione del linguaggio cinematografico di Sergei Eisenstein. Ora questa sala è molto affollata, e infatti conoscete gli Uffizi proprio per l'affollamento che spesso si trova di turisti sul piazzale degli Uffizi. Questo non è la prima volta però nella storia degli Uffizi, infatti a proposito di rivoluzione vorrei ricordare che nel 1968 esisteva già un grande affollamento nel piazzale degli Uffizi, di ispirazione in quel caso più cinese che non russo, però comunque abbiamo una grande tradizione rivoluzionaria qui in Toscana, qui a Firenze, anche noi.
Noi abbiamo inaugurato proprio una settimana fa la mostra in occasione del cinquecentenario della riforma luterana, e infatti questi due eventi che erano così importanti per la storia dell'arte, per la storia delle arti, infatti sono collegate in un certo senso, perché così come la riforma luterana non sarebbe stato possibile senza il nuovo medio della stampa con le lettere movibili, dei testi, ma anche della stampa, delle xilografie. Infatti abbiamo di sopra dei grandi esempi in questo senso di Lukas Cranach, che sono tra i migliori nel mondo. Proprio accanto, ora fra pochi istanti inauguriamo la mostra dedicata non alla riforma ma alla rivoluzione, non a Lutero ma a Lenin, e quindi proponiamo anche un dittico che pone questa questione: cosa è la differenza tra una riforma e una rivoluzione? Spesso il termine di riforma viene utilizzato in maniera metaforica, come anche il termine della rivoluzione. Noi abbiamo avuto il grande privilegio di collaborare per questa mostra con istituti internazionali, per una città così campanilista come Firenze, menziono prima di tutto Bologna, qui a 36 minuti di treno di distanza. Abbiamo collaborato fin dall'inizio con la Cineteca di Bologna a preparare questa mostra. La Cineteca ha anche restaurato il film, che in Italia è noto non solo grazie a Fantozzi, cioè la corazzata Potemkin, che ora si vede restaurato e si vede in maniera filologicamente corretta. Infatti è l'inizio non soltanto di una giornata della rivoluzione, ma sì, ora lo faccio vedere, ma proprio di una settimana dedicata a Eisenstein. Domani andiamo tutti a Bologna per il grande convegno su Eisenstein, e poi giovedì e venerdì ci sarà un convegno all'Istituto Max Planck qui a Firenze, sempre su Eisenstein e le sue rivoluzioni visive. Al di là di Bologna abbiamo collaborato con la Russia, naturalmente, e vorrei in particolare ringraziare la direttrice dell'Istituto dell'Archivio Statale Russo per l'Arte e la Letteratura, Tatiana Goraeva, e anche Naum Kleiman. Dear Mr. A. Schmidt, dear ladies and gentlemen, I prepare the short speech special for this great day. Io sono molto emozionato, devo dire, perché molto emozionato perché il cinema è un'arte molto giovane, ha solo 122 anni, e che gli Uffizi riconoscano la rilevanza del cinema, la rilevanza di Eisenstein, credo che sia qualcosa di assolutamente straordinario. Quindi voglio ringraziare il direttore Eike Schmidt, veramente, voglio ringraziare Marta Faietti, voglio ringraziare Perluca Nardoni, perché credo non si potesse in maniera più esemplare parlare di queste giornate dei 100 anni della rivoluzione, e restituire una verità assoluta. Il cinema nasce dalla pittura. I Lumière erano dei pittori e dei fotografi, e hanno dato il movimento all'arte, il movimento che era stato inseguito per molti secoli. E la rivoluzione delle immagini ha attraversato il Novecento e ancora ci attraversa. Questa rivoluzione ci dice della straordinaria relazione. Ecco, Eisenstein è la dimostrazione della relazione tra le arti e il cinematografo, e questa mostra lo chiarisce in maniera inequivocabile. Siamo circondati dalle immagini, e oggi forse più che mai siamo ignoranti davanti alle immagini. Ecco, questa mostra ci
dice quante relazioni ci sono dietro ad un'immagine, quanto passato c'è dietro ad un'immagine e quanto lavoro Eisenstein ha fatto a partire da quelle immagini per trasformarle. Eisenstein era, tra le sue mille virtù, anche un passeur, era qualcuno che era capace di trasmettere la cultura che aveva appreso e di trasformarla in una nuova cultura. Noi oggi siamo profondamente ignoranti, guardiamo le immagini e non le capiamo, non capiamo quello che sta dietro alle immagini. Per questo questa mostra è così importante, per questo parlare oggi di Eisenstein è così importante. Infine, come Cineteca siamo un giovane museo e ci occupiamo di questa giovane arte, che è un'arte piena di trappole, perché benché Eisenstein sia stato uno dei più grandi maestri del Novecento, la sua opera in gran parte non è restaurata. E in Italia Potionkin è sempre stato conosciuto attraverso delle versioni ignobili. E quindi l'insulto di Fantozzi era giusto ed era un insulto rivolto non a questo film straordinario, ma a quello che è stato visto per tanti anni e al modo in cui è stato visto per tanti anni. Ecco, possiamo dir male del nostro presente, ma una delle cose buone del nostro presente è che oggi possiamo vedere la corazzata Potionkin com'era, ed è un'opera straordinaria, e possiamo conoscere intimamente l'opera di Eisenstein anche grazie a questa mostra. Io penso che il sole dell'avvenire sia soprattutto nell'arte. Nessuna rivoluzione è soddisfacente se non quella che ancora si deve fare, e questo è il modo giusto per celebrare un centenario di rivoluzione, mentre l'arte effettivamente è una rivoluzione permanente, e Eisenstein l'ha dimostrato con la sua vita, con la sua sofferenza, con le sue... Però andiamo per ordine. Volevo dire due cose innanzitutto. Questo nostro paese in questi ultimi anni, dal 15, ha fatto uno sforzo conoscitivo molto forte per i centenari. È stato un momento di grande riflessione che ancora continua. Pensate al 2015 e alla riflessione sulla Grande Guerra, che non è ancora finita, perché nel 17 si sta meditando su Caporetto, no? Contemporaneamente appunto alla rivoluzione, al centenario della rivoluzione. Ma siccome siamo molto creativi noi italiani, andiamo anche oltre, e già il 68 lo stiamo esaminando ora, prima di aspettare qualsiasi cinquantenario. E quindi, per esempio, ieri l'altro, mi pare, a Pisa, Palazzo Blu, si è aperta una mostra sul 68, ma c'è di più: a Reggio Emilia la Fondazione Magnani dedicherà al 68 la Biennale di Fotografia, che sta diventando un evento europeo e non solo di grande importanza. Quindi è un momento storico questo, difficile come tanti momenti storici, ma in cui, se non altro, da parte di alcuni e di alcune istituzioni c'è uno sforzo conoscitivo, perché la conoscenza poi è l'unica vera grande libertà, uno sforzo conoscitivo attento e serio. Non potevano gli Uffizi mancare a questo appuntamento, e quindi la riflessione su Eisenstein è in primo luogo una riflessione su quella che lui chiamava la settima arte, cioè l'arte del cinema, quell'arte che avrebbe sbaragliato tutte le altre, perché inserendosi lui, Eisenstein, nel filone della lotta, del primato delle arti, lui diceva: ma che pittura, ma che scultura, là il cinema ha tutto, ha movimento, ha sonoro, ha la musica, riesce a conglobare tutto, è veramente il sole nuovo delle arti. Questa è un'idea ovviamente non banale, dietro la quale non c'era solo una propaganda, erano anche parole di Lenin, ma non c'era la propaganda, perché voi sapete, Eisenstein è stato, e Nahum Kleiman lo può testimoniare, per tutta la sua vita
un vero artista, un vero intellettuale indipendente che ha pagato anche la sua indipendenza. Ma effettivamente è un pensiero molto, molto forte che noi oggi con l'arte, facendo conti con l'arte contemporanea, anche con altre forme, l'arte digitale, eccetera, dobbiamo per forza considerare. Non aver paura di aprire i nostri spazi a queste forme di arte giovane, per citare Gianfranco, vuol dire essere intanto aperti ma anche solidi e sicuri. Perché siamo sicuri? Perché comunque sia, siamo tutti nani sulle spalle dei giganti e Eisenstein per primo lo sapeva, perché lui adorava Michelangelo, lui amava Raffaello, lui si identificava con Leonardo. E quindi proprio qui era giusto fare una mostra in cui la settima arte si introduceva, si introduce con rispetto, in silenzio, ma anche con un po' di sonoro, nel tempio, nel santuario dell'arte antica, attenzione, ma mai passata, in primo luogo mai passata per Eisenstein. La relazione tra il cinema di Eisenstein e il disegno, come già ha messo in luce la dottoressa Faietti, antico ma anche moderno, e quindi con la pittura e con l'arte moderna, è fertile. Noi abbiamo cercato di dare naturalmente uno spunto, perché tra l'altro tre non specialisti, se così si può dire, pur coadiuvati dal grande aiuto di Naum Kleiman, perché si sono messi in testa di fare una mostra del genere? Noi siamo partiti dai disegni, siamo partiti dall'arte grafica di Eisenstein, e in particolare abbiamo scelto dei disegni che non fossero diciamo ancillari nei confronti della produzione cinematografica, quindi dei disegni autonomi in qualche modo, e sono tutti disegni di puro contorno, come si dice, con una linea che lui definiva danzata, matissiana per l'appunto, e in quel tempo c'è anche un eco nei suoi disegni, diciamo surrealista, aveva dei rapporti col surrealismo, non tanto quello ufficiale ma quello laterale, come d'altronde Eisenstein amava fare, mai veramente allineato ma sempre leggermente spostato lateralmente, sempre indipendente ed autonomo. E quindi abbiamo cercato di allestire un percorso, un tragitto, un itinerario di mostra che potesse dar conto di un rapporto mai puntuale tra i suoi film e la sua arte grafica, ma delle allusioni, perché appunto per lui il disegno era già in qualche modo cinema, già montaggio cinematografico, e vedrete allestito secondo lunghe sequenze cinematiche, si parla di cinématisme in francese, come lui stesso diceva, per questo genere di produzione grafica di Eisenstein, e il disegno, scusate, il suo cinema era in qualche modo anche grafico, perché ci sono citazioni puntuali dall'arte di allora, quindi dai primitivisti messicani Orozco, Siqueiros, Rivera negli anni 30, e da molti altri che rientrano proprio nella produzione anche filmica di Eisenstein, e ve ne accorgerete in mostra. Detto questo, spero che la mostra vi piacerà e vi ringrazio di essere qui. I would like to start with words that usually must be in the end. Grazie tante, Uffici. Grazie mille, Firenze. Спасибо, Италия. Thank you.